Con il concept TechnoSpace, la Citroën anticipa la prossima generazione della C4 Picasso, monovolume medio che andrà in vendita nella seconda metà dell'anno. La 5 posti TechnoSpace è leggermente più corta e più bassa dell'attuale, ma ha un passo più lungo che assicura una migliore abitabilità interna. Il volume del bagagliaio è salito a 537 litri, 37 in più rispetto all'attuale. La nuova C4 Picasso sarà la prima vettura del gruppo PSA ad utilizzare questa nuova piattaforma modulare e ad avere una motorizzazione con livelli di emissioni di CO2 di soli 98 grammi per chilometro. A Ginevra presentiamo questo concept che è TechnoSpace, che è prefigura già nelle forme, nello stile e nelle dimensioni quella che sarà la nuova C4 Picasso, il nostro nuovo monovolume. Citroën presenta anche il restyling della C3 e la C3 Hybrid Air, con motore termico abbinato ad uno idraulico alimentato ad aria compressa, che promette consumi di appena 2,9 litri ogni 100 km e con emissioni di 69 grammi per chilometro di CO2. C3 Hybrid Air è la nuova filosofia, diciamo così, che accompagna Citroën per quanto riguarda l'ibrido, soprattutto per le vetture di piccole e medie dimensioni o anche dei veicoli commerciali. È un nuovo sistema di concepire l'ibrido che non fa più riferimento alla trazione elettrica e alle batterie, ma all'energia che deriva dalla compressione dell'aria.